Buongiorno, io sono Dario Colombo e sono un giornalista. Buongiorno, io sono Francesco Maggio e sono un economista. Francesco, la scorsa settimana ci siamo lasciati con un numero che aleggiava sopra di noi, 3%. Un numero che simboleggia, la storia dell'Europa, perché indica il rapporto che deve esserci tra il deficit e il PIL di un paese ed è un numero che con questa richiesta continuativa che faceva ogni anno ci ha accompagnato come europei, come italiani, come europei per 25 anni. Una storia di 25 anni di vincoli di bilancio, una storia molto lunga che adesso si comincia a mettere non in discussione, ma si chiede, l'Europa si sta chiedendo di rivedersi anche con la possibilità di mettere mano ai trattati, modificare i trattati non solamente in ordine al 3%, ma stiamo sul pezzo perché ci siamo soffermati e perché è importante oggi parlare del 3%. Allora, caro Dario, ti devo pizzico correggere perché sono 30 gli anni più che 25, nel senso che l'introduzione di questa misura avviene con la firma dei trattati di Maastricht nel 92, il 7 di febbraio, con una precisione, articolo 104, protocollo allegato all'articolo 104, cioè non è menzionato nell'articolo, non è menzionato nel protocollo. Si dice che per costruire un'unione monetaria, che quella è la funzione parametri di Maastricht, bisogna rispettare alcuni macroparametri. Tra questi ce ne sono due fondamentali: il rapporto debito pubblico PIL al 60%, cioè il debito che si accumula negli anni, e il rapporto deficit PIL, cioè la differenza tra entrate e uscite e disavanzo dell'anno rispetto al prodotto interno lordo, non può superare il 3%. E questa misura, poi tu hai detto 25, ma tu hai detto giusto, non è che hai sbagliato, perché 25 anni fa, cioè nel 97, fu firmato il trattato di Amsterdam, nel quale fu introdotto il patto di stabilità e crescita, che è quello che attualmente è stato sospeso per un altro anno perché è intervenuta la guerra. Allora, perché questa misura è importante? Tante volte abbiamo sentito nelle finanziarie che bisogna stare, tagliare per rispettare questa misura. Questa misura fu varata. Ci sono due versioni, c'è quella ufficiale perché allora in fase di negoziazione la crescita mediamente nell'area europea era del 3%, l'inflazione più o meno si aggirava attorno a quello, allora un rapporto quasi a 1 a 1 non avrebbe compromesso l'altro parametro del 60%. E questa è la spiegazione che ci siamo sentiti dire sempre. Però ce n'è un'altra, se vuoi anche molto più succosa, molto più gustosa, e che anche fa riflettere un po' su come nascono certi dogmi. E l'ha raccontata qualche anno fa Guy Abel, che allora era un funzionario del Ministero del Bilancio francese, che fu colui che materialmente, la notte del 9 giugno 1981, si inventò questa misura. E come arrivarono lì? Era stato appena eletto Mitterrand e si trovava in eredità dal precedente presidente Giscard d'Estaing, non aveva un deficit di circa 26 miliardi di franchi francesi. Si insedia il primo governo socialista e già le previsioni che fa l'allora ministro Laurent Fabius, che arriveremo a 55. Mitterrand si rende conto che di questo passo il bilancio sarebbe esploso, allora fissa una soglia intorno ai 100 miliardi. Più di questa soglia il deficit non deve andare. Però è una misura intera, è una misura intera, fa impressione, perché qui entra molto anche l'aspetto della comunicazione. Allora si dà mandato al Ministero del Tesoro di trovare assieme ai funzionari il modo di riuscire a trovare una misura che abbia un suo appeal. E il funzionario della questione è Guy Abel, il quale fa questo ragionamento, dice 100 miliardi è la soglia da non superare, il prodotto interno della Francia viaggia intorno ai 3.300 miliardi di franchi francesi all'anno, stabiliamo il 3% e buona lì. E la misura viene in quella notte comunicata al presidente Mitterrand, il quale accetta, e poi questa misura non solo verrà rispettata in Francia, tranne il 1986 questo parametro verrà rispettato in Francia, ma poi in fase di negoziazione per i trattati di Maastricht, e allora era Jean-Claude Trichet, che poi divenne presidente della Banca Centrale Europea prima di Mario Draghi, e fu lui a portare il 3% nei consessi europei e tutti accettarono senza
discutere. E infatti Guy Abel racconta un po', dice, ma quando, come mai è stato accettato così? E lui rifà la risposta che diede Edmund Hillary, che è stato il primo a scalare l'Everest nel 49. Dice, ma perché hai scalato l'Everest? E lui disse, perché era lì. Ecco, quindi, perché era lì. E quindi si sono trovati il 3% e l'hanno preso così com'era. Anche perché il 3%, il 3, è un numero quasi sciamanico, le tre grazie, i tre stati della conoscenza di August Comte, loro che sono nazionalisti ci tengono, i filosofi di casa, e quindi l'aspetto, i tre giorni della risurrezione, quindi l'aspetto marketing ha avuto una funzione molto forte. Oh, caspita, allora, è musica per le mie orecchie, lo dice uno la cui contrada, io sono senese, sono della contrada della Torre, il cui numero cabalistico è il 3, per cui per me già rappresenta la perfezione. Però tu hai detto una bellissima cosa relativa al marketing, che sicuramente è un numero che buca lo schermo, e qui come si usa dire, e quindi arriva, e la leva del marketing non è del tutto avulsa proprio quel periodo storico che tu hai indicato. Hai parlato di Guy Abel, hai parlato di Mitterrand. Mitterrand arriva a guidare la Francia nel 1981, vincendo le elezioni dopo averle perse nel mandato precedente, un po' come fece Nixon, no? Al secondo, certo, tentativo. Ma perché lui arriva a vincere? Perché si affida al marketing, si affida a un genio del marketing che è Jacques Séguéla. Che è passato alla storia, diciamo, che è colui che ha creato il marketing moderno, quello dei mezzi di comunicazione, soprattutto televisivi, e crea la figura Mitterrand. E fa anche riflettere il fatto che un socialista si affidi a una comunicazione, se facciamo la tara con quello che era all'epoca, si affidi a una comunicazione fortemente mercificata, commerciale, no? Si usa dire che alle volte è la sinistra che fa le riforme che dovrebbe fare la destra. Lui impone il marketing come strumento di vittoria politica, si affida a un genio del marketing, che per il quale vendere un politico è come vendere un prodotto. Lui lo dice apertamente, così fa, così conia uno slogan, quello che adesso si dice payoff, la forza tranquilla con cui impone il personaggio Mitterrand alla Francia, e lo porta a vincere le elezioni. Jacques Séguéla è davvero, l'abbiamo dipinto come un genio del marketing, istrionico e innovativo. Sicuramente molte cose che lui ha creato e ha fatto in quegli anni sono ancora super valide, lo potrebbero essere anche in quella che è l'economia degli influencer, ma ci torneremo in una delle prossime puntate a parlare di questo. Fatto sta, la vittoria del marketing, la vittoria del 3%, un 3% che così fa carriera in Europa, no? Appunto entra nei trattati, come tu hai ricordato, e diventa il numero simbolo della stabilità per eccellenza. Quindi 3 uguale stabilità, quindi se vuoi anche un leviatano della politica economica, con tutto ciò che ne consegue, cioè con i benefici, ma anche con le zavorre che si porta dietro, perché non sempre, no, l'economia politica, anzi quasi mai, rimane fedele a se stessa. Quindi ciò che il 3% vale nel 97 non può più valere, certo, nel 2020, e ce ne siamo accorta. Quindi adesso io ti proporrei questa cosa, forse ho anche parlato fin troppo, ma un 3% ha ancora senso con le crisi, con i cambiamenti in atto, ma soprattutto la grandezza a cui si rapporta ha ancora senso? Ecco, questo è il grande tema, hai fatto bene a metterlo a fuoco. Cioè, quel 3% noi lo percepiamo e viene veicolato come dogma, ma estremamente ballerini, innanzitutto perché essendo il risultato di una frazione, è chiaro che, per esempio, se il deficit rimane lo stesso, ma si modifica il denominatore, il prodotto interno lordo, perché c'è una contrazione, c'è una recessione, diventa estremamente difficile rispettarlo, quindi bisogna fare per esempio molti tagli di spesa pubblica in un frangente nel quale, essendo in recessione l'economia, invece c'è più bisogno di spesa pubblica. Quindi, oppure al contrario, viviamo un frangente in cui l'inflazione purtroppo sta salendo, poiché il prodotto interno lordo è una misura nominale, l'inflazione gonfia i prezzi, gonfia i costi, e quindi complessivamente, nominalmente, gonfia anche il valore della ricchezza. Ma è un
rispetto all'economia reale è, non è una crescita, bensì è un aggravio della situazione economica. Ecco allora, e in più, che poi questo secondo me è dove volevi andare a parlare tu giustamente, questa famosa categoria, questo famoso indicatore prodotto interno lordo, ma davvero è anche lui a sua volta un dogma? E qui devo dirti assolutamente no. E tra l'altro c'è una frase bellissima che oggi ha ormai 54 anni, perché la pronunciò Bob Kennedy il 18 marzo 1968 all'Università del Kansas, in cui disse: il PIL misura tante cose. Chi ci ascolta, se vuole, va a digitare su Google, c'è la frase bellissima, e si conclude in questi termini: il prodotto interno lordo misura tante cose tranne ciò per cui una vita è degna di essere vissuta. Cioè, se aumenta il PIL perché vengono prodotte più ambulanze, il PIL aumenta, però vuol dire che ci sono più incidenti, quindi non è un indicatore di benessere. E su questo, visto che tu, anzi, abbiamo parlato di un presidente socialista, c'è un socialista di casa nostra che è stato un bravissimo ministro dell'ambiente, mi riferisco a Giorgio Ruffolo, che a proposito di PIL, lui conosce questa espressione, noi che siamo a Milano possiamo facilmente equivocare, no? PIRL, nel senso di prodotto interno rozzo e lordo. Cioè, quindi lui in un libro degli anni 90 aveva parlato della Pirlandia dell'economia, no? Dove il PIL non è più PIL ma PIRL, perché è un indicatore rozzo, no? E quindi PIRL, prodotto interno rozzo e lordo. Visto che siamo in vena di citazioni, te ne faccio un'altra, perché abbiamo esordito dicendo che insomma l'Europa si sta interrogando, si sta preparando a modificare i trattati, siamo ai voti per farlo, il futuro dell'Europa passerà anche da una revisione delle politiche sui veti, sulle unanimità, cioè deve diventare un'Europa più al passo con la flessibilità che richiedono i tempi, però lo deve fare nel modo che lo contraddistingue. Quindi con la forza gentile che la connota. Chi diceva che l'Europa era una forza gentile è stato Tommaso Padoa-Schioppa, che lo ha messo in un libro, ce lo ha spiegato e ci ha detto... Ha intitolato un libro proprio. Ha intitolato un libro e ci ha spiegato che l'Europa deve avere la forza di fare le riflessioni e di mettere poi a terra nel modo in cui, ma l'unico modo che sa fare, con gentilezza. E questa ovviamente è l'Europa che nasce dal secondo dopoguerra in poi. E credo che questa possa essere una strada da battere e da continuare a divulgare, centellinandone gli sforzi, ma con fermezza. Credo che tu sia d'accordo con me. Totalmente d'accordo con te. Cioè, uno dei padri fondatori dell'Europa, Henry Spaak, diceva che il processo di integrazione europea è come una bicicletta: se non corre, cade a terra. Ecco, allora, tanti problemi dell'Europa derivano dal fatto che spesso si è seduta. Noi oggi parliamo di Europa, facciamo riferimento a dei trattati che hanno più di 20 anni. L'ultimo trattato su cui, attorno al quale ruota tutto, è quello di Lisbona dei primi anni 2000. Quindi questo processo di evoluzione e trasformazione deve riprendere di corsa. E come spesso succede anche nella vita delle persone, ci sono eventi esogeni che producono queste accelerazioni, eventi che magari uno di cui farebbe volentieri a meno, che però alla fine diventano un'occasione per riprendere un cammino. E a oggi, scusami, No, prego, finisci. E oggi, sì, prima la pandemia, adesso la guerra, mettono l'Europa alle strette, non può rinviare questi processi di riforma, di rivisitazione delle stesse sue iniziative politiche ed economiche. Il nostro quarto d'ora accademico giunge al termine, quindi io sono sicuro che nella prossima puntata parleremo di qualcosa che abbiamo toccato in questa e lo approfondiremo. Nel frattempo vi sarete accorti, chi ci ha seguito, che noi accompagniamo le nostre discussioni anche con dei consigli di lettura per approfondire quello che diciamo, perché siamo una comunità di keynesiani come tali e ci piace che ciascuno porti la propria
la propria goccia di esperienza e proprio porti la propria goccia di conoscenza sul tema. Quindi vi diamo appuntamento alla prossima puntata e non dimenticate di seguire i nostri consigli di lettura e di approfondimento. Grazie a tutti, grazie Francesco, alla prossima. Grazie a te Dario, grazie a tutti gli ascoltatori, alla prossima.